Oggi vediamo un concetto chiave della meccanica classica. Se dovessimo sintetizzare tutta la meccanica classica, quindi tutto il lavoro di Newton e di Galileo in un unico principio, questo sarebbe il principio della relatività. Quando si sente parlare della relatività si pensa subito ad Einstein, mentre la relatività nasce con Galileo e Newton. Quello che trattiamo oggi è il principio di relatività galileiano. E per farlo, che è proprio una spremuta di dinamica, l'essenza proprio più profonda, per farlo, ripeto, lo facciamo con un approccio sperimentale per quanto possibile, non disponendo di laboratorio. E vi propongo questo giochetto. Vediamo se ci riesce. Prendiamo, come si riuscite a vedere, cosa osservate? C'è questo, me lo sono fatto prestare da mio figlio di testa, era il suo gioco di quando era piccolino, è un trenino della, non posso fare pubblicità, e qui c'è il carrello sul piano inclinato, d'accordo? Fino adesso, quando abbiamo studiato il moto di un oggetto, abbiamo dato per scontato che abbiamo scelto un sistema di riferimento dove il laboratorio è inquieto, per esempio, che ne so, il tavolo, oppure quando abbiamo studiato il pallone che cade, il pavimento o il muro, eccetera. Ma che succede se vedo la stessa cosa da un altro punto di vista? C'è qualcosa che cambia? Se sì, cosa e perché? C'è qualcosa che non cambia? E se sì, perché? La vera rivoluzione scientifica, Copernico, Galileo, eccetera, Keplero, sta nel cambiare punto di vista. Cambiando punto di vista si imparano tante cose. Che succederebbe se io osservassi il moto del carrello a bordo del trenino? Saliamo sul trenino e vediamo cosa vede l'omino con il berrettino azzurro che viaggia per il trenino. Che succederebbe se vedessimo il moto del trenino, oppure questa asta o il pavimento, a bordo del carrello? Scendiamo vicino al pesetto e vediamo come ci appare il mondo, e da questo impareremo diverse cose. Per farlo dobbiamo fare un'analisi quantitativa dei moti dal sistema di riferimento del laboratorio, della cattedra, dell'asta, come preferite, e dagli altri due, vedere che se cambia qualcosa e perché cambia qualcosa. Tutto chiaro? Allora, vediamo questo. Andiamo a aprire il software di analisi in modo che ci interessa. Carichiamo il video, questo dovrebbe andare bene. Qui selezioniamo il fotogramma di partenza, che è più o meno, quando partono entrambi, vediamo per esempio, okay, il 150, fino a che il carrello non esce dal piano inclinato. Che è
programma 242. Quindi seleziono 150, mi pare di aver detto. E 142? 242, 42. No, 242, non 4. Non vuole il 242. Dopodiché ci serve la scala dell'immagine, il nastro di calibrazione, eccolo qua, fissiamo al piano inclinato che è lungo 1 metro. Del trenino più o meno dovrebbe essere qua, torniamo all'inizio, circa, andiamo un po' più avanti, controlliamo l'allineamento, sì, è abbastanza allineato, quindi l'asse delle X è l'asse orizzontale. Quindi il trenino si muove solo lungo X, mentre il carrello si muoverà sia lungo X che lungo Y. È tutto chiaro? Tolgo questo perché non mi tracci la vista. Adesso andiamo a tracciare il trenino e il carrello. Muovo. Punto di massa. E mi serve il mouse. Punto di massa, autotraccia, ingrandiamo un po' l'immagine così è più facile individuarla. Prendiamo questo un particolare del trenino, per esempio questo, che sia facilmente riconoscibile dal software di analisi, e poi lo facciamo tracciare. E intanto mi manco davanti e osserviamo una legge oraria che sarà una retta, perché il trenino è costruito in modo che il motorino lo faccia viaggiare di modo uniforme. E si ferma finché quando arriva all'ultimo punto. Detto questo, possiamo chiuderlo, andiamo ad analizzare il moto del trenino, analizza, togliamo la spunta qui per il nostro non ci interessa e andiamo a confrontarlo con una retta. L'equazione che propone il software è x, la posizione uguale ad a grande per t più b, il coefficiente di t è la legge del moto uniforme e la velocità del carrello, e qui la miglior stima che fa il software è di 0,21 metri al secondo. Scrivetelo per cortesia, anzi lo scrivo anch'io. Sistema di riferimento del tavolo, cioè il nostro sistema di coordinate è fisso col tavolo, d'accordo? Non cambia nel tempo. La velocità del trenino Vt è 0,21 metri al secondo, positiva verso destra, e il moto è un moto rettilineo uniforme. Andiamo adesso a vedere che cosa
possiamo toglierlo. Che cosa succede? Possiamo tornare all'interno analizzando il modulo del carrello. Quindi faccio un nuovo punto di massa, qui la chiamo massa B in azzurro, autotracciamo. Per individuare il carrello uso per esempio l'immagine chiara tra le due ruote, cioè devo selezionare qualcosa che il software riconosce molto facilmente. Quindi ci riesco, ecco, puntiamo sulla zona centrale, allargo un po' l'area di ricerca e l'immagine che voglio che il software tracci è la parte chiara tra le due ruote. Il tipo di moto troveremo, che legge oraria verrà qua? Era una retta? No, perché? Perché il carrello accelera, quindi mi aspetto una parabola, ok? Quasi finito, diviene una bella parabola, tutto sommato. Ok. Chiudiamo questo e andiamo ad analizzare la legge oraria misurata adesso. Togliamo di solito la spunta. Confrontiamo con, non con una retta ma con una parabola, e abbiamo, vedete che in azzurro ci sono i dati, in fucsia leggero c'è la parabola, vedete che l'accordo è praticamente perfetto, la parabola descrive praticamente quasi perfettamente il moto del nostro carrello sul piano inclinato. Il coefficiente di t alla seconda fisicamente, significato fisico ha, se ricordate la legge del moto unicamente accelerato, davanti a t quadro c'è un mezzo dell'accelerazione, d'accordo? Quindi questo numero che il software stima essere 0,306 metri al secondo quadrato è la metà dell'accelerazione in x, quindi nel nostro caso l'accelerazione lungo x del carrello vale il doppio di questo numero, sarà 0,62 grosso modo metri al secondo quadrato. Per avere una misura indipendente di questo, dico al software, anziché di studiare la legge oraria, di analizzare la velocità, perché nella velocità rispetto al tempo v, il coefficiente di t, è l'accelerazione. Possiamo chiudere questa dove questo chiudiamo e cambiamo x in vx. Qui se il moto è unicamente accelerato dovrei avere una retta. Togliamo la spunta su questo e su questo. 0,61. Buono. Quindi correggiamo qui il 0,61 metri al secondo quadrato. E do anche qui un ottimo accordo. Qui i punti sono un pochettino più sparpagliate attorno alla retta, perché il calcolo della velocità, siccome fa un rapporto, un piccolo errore sul denominatore si traduce in un grande errore sulla velocità, ma non è strano, comunque il comportamento è ottimale, perché c'è una retta che attraversa praticamente tutti i punti. Ok? Detto questo, possiamo andare a vedere che cosa succede se osserviamo, quindi ripeto, quello che abbiamo scritto qui vale
nel sistema di riferimento del laboratorio, del tavolo. Ok? E se osserviamo, notiamo ancora questo, la velocità del carrello sul piano inclinato va da circa 0,2 metri al secondo a circa 1 metro al secondo, grosso modo, nell'arco di tempo che abbiamo visto. Tenete a mente questi dati. Adesso saliamo sul treno e osserviamo il carrello. Non servirà a rifare tutto quanto. Posso chiedere al software: cambia sistema di riferimento, ricalcola le posizioni, fissando il sistema di coordinate che adesso ha come origine questo punto e viene mantenuta inalterata durante tutto il mondo, perché il sistema di riferimento non si muove, rimane fisso sul tavolo. Posso chiedere al software: ricalcola tutto, osservando il carrello dal punto di vista del trenino. È tutto chiaro? Può farlo il trenino. Cioè, voi siete su un treno, potete osservare fuori. Perfetto. Ma andiamo a viaggiare sul treno e vedere, per esempio, che ne so, uno in bicicletta che scende lungo un pendio, una discesa, una rampa, quello che volete. Ovviamente nel vostro sistema misurerete a priori grandezze diverse. Non fosse altro per il fatto che voi andate nello stesso verso. Quindi lo spostamento del carrello rispetto al carrello sarà diverso. Facciamolo. Coordinate, quadro di riferimento, fissiamo sulla massa A. Adesso il quadro di riferimento, cioè il sistema di coordinate, viaggia col trenino perché l'ho appiccicato ad A. Se faccio play, il mio sistema si sposta col treno. Non è più fisso, è un sistema mobile. Ok? È tutto chiaro? Che cosa cambia? Beh, se io per esempio mi chiedo qual è la posizione del carrello, in questo sistema di riferimento trovo 0 o 10 alla meno 18. Ok? Nel sistema di riferimento del treno, il treno non si muove, rimane fermo. Se invece gli chiedo di analizzare la legge oraria del carrellino che scende sul piano inclinato, l'immagine si sposta man mano che il carrello si muove, cosa ottengo? Che tipo di curva è questa? È cambiata qualcosa? Beh, vado ad analizzare di nuovo. Togliamo questa. Non è una retta, è una parabola. Quanto vale l'accelerazione? Il doppio di quel numero, quindi ripeto, adesso siamo nel sistema di riferimento del trenino. Ovviamente in questo caso la velocità del trenino è 0. Il treno non si muove più rispetto a se stesso. L'accelerazione nella direzione x del carrello ha un valore identico fino alla seconda decimale di prima, è rimasta invariata, 0,62 al secondo quadrato. Mentre la velocità è diversa, se io guardo, anzi, dove era? La velocità del carrello adesso ha valori leggermente diversi perché il carrello è lento.
per renderci conto ancora meglio di questa, facciamo questa operazione. Tutto chiaro fin qua? L'accelerazione è la stessa. Cioè, chiudo questa, il nostro carrello sul piano inclinato ha un'accelerazione, l'abbiamo calcolato solo lungo x, ma se faccio lungo y è identico, ha un'accelerazione anche nel sistema di riferimento del trenino che è identica a quella che ho misurato rispetto al tavolo. Posso, posso definire un altro oggetto che invece so essere fermo col laboratorio, per esempio usare un mouse. Prendiamo per esempio come riferimento questo particolare, che sono sicuro non si muove nel sistema di riferimento del laboratorio, ma rispetto al carrello da cui lo sto osservando, che cosa vedrà il trenino se osserva questo oggetto? Vi ricordo che adesso uscirà la legge oraria del moto di questo corpo nel sistema rispetto al trenino. Se il trenino va verso destra con una velocità di 0 o 2, mi pare, mette secondo che va messo prima, questo oggetto che cosa fa? Perfetto, ha la stessa velocità in stessi metri al secondo, ma in verso opposto. Tracciamolo. La pendenza è negativa, la velocità è negativa, la sua x diminuisce, perché rispetto al trenino si sposta a sinistra. Qual è la velocità? Andiamo a misurarla. Quindi nel sistema di riferimento del trenino la velocità del tavolo, chiamo appunto sostegno a S del tavolo, è meno 0,21 metri al secondo. Adesso viene la parte più difficile. Qual è? Andiamo sul carrello. Vediamo il mondo del carrello. Torniamo al punto di partenza. Andiamo su coordinate. Quadro di riferimento, la massa, il carrello della massa B. Scende e non solo scende ma anche accelera. Di conseguenza il carrello vede il punto C, cioè questo particolare, come se si muovesse di moto uniformemente accelerato. Lo stesso vale per il trenino. La legge oraria del trenino adesso è una parabola.
concavità verso il basso, perché accelera verso, rispetto al carrello, il trenino rimane indietro, accelera verso sinistra. Se vado a studiare questa legge oraria, chiaramente devo analizzarla non più con una retta ma con una parabola, meno 0,61. Stessa accelerazione ma verso opposto. Questo cosa vi fa pensare? I colori sono gli stessi, a seconda li devo pensare dal punto di vista da quelli calcoli. Sì, certo, dipende se mi dice, ma c'è qualcosa di più. Perché? Perché se confrontiamo, posso chiudere questa, se confronto il sistema di riferimento del tavolo e del trenino, ok, ok, le velocità sono diverse, ma l'accelerazione è la stessa. Tra tavolo e trenino l'accelerazione del carrello è la stessa, non cambia. Questo non può essere un caso. Perché in questo sistema di riferimento il carrello accelera? Nel sistema di riferimento del tavolo. Se io applico il principio della dinamica, utilizzo le tre leggi della dinamica di Newton, funzionano. Il moto del carrello, del trenino, è un moto rettilineo uniforme. Cosa mi dicono i principi della dinamica? Che la risultante delle forze è zero. E il moto è rettilineo uniforme. Mentre il moto del carrello sul piano inclinato è un moto accelerato. Perché agiscono, se il moto è accelerato, secondo il principio, agiscono delle forze. La principale è la forza peso. E poi c'è la reazione vincolare. Il corpo è soggetto a delle forze, ha delle forze reali, delle forze fisicamente esistenti. La forza peso è una forza reale, la reazione vincolare anche. E quindi il moto è accelerato e funziona. Ma se vedo il mondo dal trenino, che cosa vedo? Vedo questo punto che si muove di moto. Il punto S, il sostegno, ha un moto rettilineo uniforme. Facciamo così, torniamo al sistema di riferimento del carrello, così lo vediamo bene. Qui abbiamo un moto rettilineo uniforme. E quindi su questo punto S agiscono forze che hanno risultante zero. Il punto è in equilibrio, lo era prima il sistema di riferimento del tavolo, lo è il sistema di riferimento del trenino. I due concordano, danno la stessa descrizione: oggetto in moto rettilineo uniforme con velocità costante, risultante nulla; oggetto con velocità zero sempre, velocità costante, risultante nulla, nessun problema. Moto del carrello, moto accelerato, risultante diverso da zero. Quali sono? Forza, peso e reazione vincolare. Ok? Ma se vado nel sistema di riferimento, quindi i due sistemi del tavolo e del carrello sono equivalenti, danno la stessa descrizione. Non è poco.
se mi metto sul carrello sul piano inclinato, la cosa cambia un poco, perché il moto del trenino è un moto accelerato, ma se sono sul carrello vedo il trenino che accelera, dico ci sono delle forze, dove sono? Non c'erano prima, che le fate spuntare? Il moto è accelerato, ma sul carrello, sul trenino, il risultato delle forze è nulla. Ancora peggio sul punto di sostegno, che è assolutamente inquieto rispetto al tavolo. Il moto è accelerato. Quali forze agiscono su questo punto povero che sta lì fermo, non lo tocca nessuno? Le due descrizioni non sono più equivalenti. Nel sistema di riferimento del carrello che scende, i principi della dinamica non valgono più. Ci sono oggetti che accelerano senza essere soggetti a forze. E come la mettiamo? Ripeto, il sistema di riferimento del tavolo o del trenino, questi danno una descrizione compatibile con i principi della dinamica. Risultante delle forze non zero, accelerazione. Risultante delle forze zero, accelerazione nulla. Viceversa, il sistema di riferimento, adesso togliamo il del carrello che è accelerato, non rispetta il principio della dinamica, anche se la risultante delle forze è nulla, il moto è accelerato. In questo sistema questo pone una grossa distinzione tra sistemi di riferimento diversi. Dove vale il principio della dinamica? In particolare il principio di inerzia? O quello che chiamo sistema inerziale. Un sistema di riferimento inerziale è un sistema di riferimento nel quale posso applicare i principi della dinamica, in cui questi sono validi. Un sistema di riferimento che non mi consente di applicare i principi della dinamica si chiama sistema non inerziale. Qual è la relazione che lega tutti i sistemi di riferimento inerziali? Quindi abbiamo visto solo due. Ma qual è la caratteristica che accomuna il tavolo e il trenino? Una cosa a monte di questo. Questo l'abbiamo trovato come conseguenza. Questa è una conseguenza. A monte cosa c'è? Prima di tracciare, di applicare le considerazioni sulle forze. Qualcosa di più facile, più semplice.
non basta, ma sei sulla buona strada. Sforzatevi ancora un pochino. Sono sistemi di riferimento in modo uniforme. I due, l'uno rispetto all'altro, hanno modo di riferimento di modo relativo uniforme. Mentre il sistema di riferimento del carrello è un sistema di riferimento accelerato. Essendo lui stesso accelerato, attribuisce accelerazione a tutto ciò che vede. Quindi, in realtà, le forze che accelerano gli oggetti rispetto a questo sistema si chiamano forze fittizie o forze apparenti, perché non sono attribuite a cause fisiche, ma solo al fatto che il sistema non è inerziale. Non c'è niente di fisico che spinga il sostegno del carrello. La sua accelerazione è solo apparente, dovuta al fatto che il carrello esso stesso accelera. Quindi il carrello, in realtà, quando osserva il punto S di sostegno, vede la sua accelerazione. I sistemi di riferimento invece inerziali, essendo sistemi di riferimento in moto uniforme l'uno rispetto all'altro, misurano, l'abbiamo appena visto, la stessa accelerazione dei corpi accelerati. Sia rispetto al tavolo che rispetto al carrello, l'accelerazione è la stessa. Non è un caso. Quanto abbiamo ancora? Forse ce la facciamo. Questo è cruciale. Perché? Andiamo supponiamo che questo sia la strada, ok? E questo è il trenino, questo è l'omino della stazione, questo è il viaggiatore sul treno, d'accordo? Supponete che nel tempo che va da T0 a T, l'omino sul treno, l'omino A, si sia spostato da A a B. Ok? E il treno rispetto al sistema di riferimento della stazione si è andato da questo punto a questo. Rispetto all'omino fermo sul binario, il viaggiatore A ha fatto uno spostamento totale, quindi il delta X, spostamento rispetto alla stazione, vale lo spostamento rispetto al treno più lo spostamento del treno rispetto alla stazione. Questo spostamento più questo. Se il domino rispetto al treno si è spostato di 5 metri e il treno rispetto alla stazione si è spostato di 10 metri, lo spostamento totale del viaggiatore rispetto alla stazione è di 5 più 10 metri. Giusto? Nello stesso tempo. Quindi, se divido tutto per il tempo impiegato, ho che la velocità rispetto alla stazione è uguale alla velocità rispetto al treno più quella del treno rispetto alla stazione. Se questa la chiamo U, U minuscolo, velocità rispetto al treno, V maiuscolo è la velocità del treno rispetto alla stazione, allora la velocità, anzi, la velocità V
del viaggiatore rispetto alla stazione è data dalla velocità del viaggiatore rispetto al treno più la velocità del treno rispetto alla stazione. Perché gli spostamenti si combinano in questo modo. Ok? Ma se l'omino accelera, l'omino non si sposta di modo uniforme, ma se accelera, se il viaggiatore accelera e il treno a velocità V, allora si scrivo velocità rispetto alla stazione, velocità rispetto al treno più velocità del treno rispetto alla stazione. Se le velocità cambiano, la variazione della velocità sarà la variazione di U più V grande, cioè la variazione di U più la variazione di V grande. Posso dividere anche questo rispetto al tempo. Se il mio trenino non accelera, il trenino rosso non accelera, questo è zero. Il trenino nel filmato ha velocità costante, quindi nel tempo questo non cambia. Se invece il carrello accelera, l'accelerazione rispetto al tavolo e l'accelerazione rispetto al treno sono le stesse, perché questa è zero. Quindi se ho sistemi di riferimento in moto relativo uniforme, se V grande è costante, le accelerazioni sono le stesse. Se guardi la favola, se la velocità con cui un sistema si sposta rispetto a un altro è costante, allora l'accelerazione del sistema S o del sistema del treno è la stessa, ma allora sono anche le forze calcolate nei due sistemi sono le stesse, ma se lo sono le forze è tutta la dinamica, è quel principio di relatività galileiana, le leggi della natura, quindi tutta la dinamica hanno la stessa forma in tutti i sistemi di riferimento inerziali. In qualunque sistema di riferimento io mi metta, e se questo è inerziale, la descrizione che do dell'universo è sempre la stessa, perché le forze sono identiche e le accelerazioni sono le stesse. Se invece i sistemi di riferimento non sono inerziali, appaiono forze che in realtà non esistono, forze fittizie. Quindi il principio della relatività di Galileo è di Newton, la descrizione che do del mondo è la stessa per tutti i sistemi di riferimento inerziali. Non c'è niente di più profondo di questo in tutta la meccanica classica. Da questo discende tutto il resto. Ok? E l'abbiamo visto all'opera. Grazie, ci vediamo la prossima volta.